numero. Influenza, primo virus isolato a Parma in un bimbo di 9 mesi. Sige, un italiano su 4 soffre di fegato grasso, ma prevenire cause e rischi si può. Terapie avanzate, appello per alleanza imprese, ricerca, enti regolatori. E ancora, Sileri, mio impegno per piano nazionale malattie rare in 6 mesi. Tor Vergata, al via, telemedicina su malati cronici con Covid-19. A seguire la news scelta per voi dalla redazione. Isolato all'Università di Parma il primo virus della stagione influenzale 2020-2021 in Italia. Si tratta di un virus A, identificato nei laboratori di virologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia il 26 settembre, in un bimbo di 9 mesi ricoverato in ospedale nel reparto di pediatria sezione infettivi. Il piccolo era stato ricoverato il giorno prima con febbre e difficoltà respiratorie riferite a una generica affezione dell'apparato respiratorio, informano dall'Ateneo, per la quale non era stato formulato un sospetto clinico di influenza. Nello stesso campione biologico è stato anche identificato rinovirus, agente responsabile del raffreddore comune, documentando un'infezione mista dai due virus. L'identificazione del virus influenza A nel mese di settembre è rilevante anche dal punto di vista epidemiologico, evidenziano gli esperti, in quanto dimostra che la circolazione di virus influenzali non è strettamente limitata alla sola stagione invernale e ribadisce la necessità di attuare da parte degli specialisti controlli puntuali e di applicare metodi diagnostici sofisticati in grado di permetterne il rilevamento in maniera precoce e accurata. Un anno fa, il 25 settembre 2019, era stato sempre l'Ateneo Parmense a isolare il primo virus di stagione, in quel caso di specie B in una bambina di 6 anni. Questi risultati di grande utilità per i pazienti, commentano dall'università, sono possibili anche grazie al supporto della continua attività di ricerca condotta sugli stessi virus nel medesimo centro, che ha un'attività scientifica documentata da pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche, tra le quali la più recente è relativa al primo caso di isolamento del virus SARS-CoV-2 da un lattante, del quale è in corso il sequenziamento genico. In Italia ne è affetta una persona su 4. Ad oggi è tra le prime cause nei paesi occidentali di cirrosi e carcinoma epatocellulare. Eppure la steatosi epatica non alcolica, meglio conosciuta come fegato grasso, è ancora sottovalutata, nonostante per gli specialisti rappresenti una vera e propria epidemia. Il fegato grasso è una patologia molto diffusa nella popolazione generale. Non abbiamo dei numeri assoluti che io possa riferire con precisione, ma sicuramente circa il 20-25% della popolazione adulta è affetta da questa patologia, così come tutte le altre popolazioni, sicuramente almeno dei paesi occidentali. Progredisce con l'età, in particolare in presenza di sovrappeso, obesità e diabete, ma come tutte le malattie del fegato lo fa in modo subdolo. Non ci sono delle manifestazioni cliniche per questa patologia, del tutto asintomatica, pertanto la diagnosi viene effettuata con la ricerca di alterazioni degli esami di laboratorio tipici della funzione epatica, come per esempio le transaminasi e l'ecografia del fegato, che diventa positiva per un fegato grasso solo quando noi abbiamo almeno il 30% di epatociti compromessi dall'infarcimento di grasso. Diversamente, le alterazioni metaboliche che si accompagnano al fegato grasso si manifestano molto prima, già quando abbiamo soltanto il 5% di compromissione degli epatociti. E questo naturalmente fa sì che molti pazienti non siano diagnosticati adeguatamente. Tenere sotto controllo la salute del fegato si può con gli esami delle transaminasi e l'ecografia, ma dalla malattia non si guarisce. Unica arma la prevenzione e la perdita del 10% del peso corporeo iniziale. Al momento non esistono delle cure farmacologiche. Senza dubbio l'approccio più diffuso e anche efficace che noi possiamo mettere in campo è quello della modifica dello stile di vita, con un'alimentazione povera in grassi saturi soprattutto e zuccheri semplici, e invece ricca di frutta, verdura, che sono i principali canoni della dieta mediterranea. Può
possono davvero salvare la vita cambiando la storia clinica dei pazienti colpiti da malattie dal decorso infausto. Sono le terapie avanzate, un universo di superfarmaci in grande sviluppo negli ultimi anni. Si va dagli anticorpi monoclonali alle proteine ricombinanti, dalle terapie cellulari a quelle geniche e infine all'ingegneria dei tessuti. Nel mondo sono oltre 1000 i trial clinici dedicati alle terapie avanzate. A fare il punto sono stati esperti, scienziati e addetti ai lavori intervenuti al webinar Terapie avanzate, il futuro è già qui, promosso da Istituto Superiore di Sanità e da Assobiotech Federchimica, l'associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie. Per esempio nelle malattie rare oggi abbiamo delle terapie cosiddette trasformative. Andiamo a intervenire sul difetto stesso modificandolo e sostanzialmente guarendo il bambino affetto da questa patologia. Il primo esempio è italiano, è quello della terapia genica dell'ADASKID, i cosiddetti bimbi bolla, che oggi hanno una prospettiva di vita sostanzialmente normale se diagnosticati e trattati per tempo. In campo oncologico, poi, la rivoluzione sono state le CAR-T, impiegate in alcuni tumori liquidi. In particolare, in determinati tipi di leucemia si è ottenuto fino all'80% di guarigione, anche in bambini senza altra possibilità di cura. Il nostro sistema immunitario, ingegnerizzato e potenziato, viene reimmesso nell'organismo dello stesso paziente e va a colpire in maniera mirata e selettiva il tumore. Oggi le nuove frontiere sono naturalmente quello di estendere questa efficacia anche ai tumori solidi. Sono molte però le differenze tra le terapie biotecnologiche e i classici farmaci e vanno dalla proprietà intellettuale, in quanto si lavora con cellule del corpo umano, al costo, tempi e tecniche di produzione, dalla sperimentazione clinica al valore di questi farmaci. Differenze per le quali è necessaria un'alleanza con le istituzioni per stabilire una roadmap da seguire. Da questo punto di vista credo che il ruolo specifico delle istituzioni, del mondo regolatorio, ma delle istituzioni in generale, sia quello di garantire, costruendolo insieme all'azienda, ma anche insieme ai clinici e anche cercando di ascoltare le preferenze dei pazienti, costruire un percorso di sviluppo che sia equo, sostenibile, che sia metodologicamente corretto. Questo a garanzia della sicurezza e in generale della salute di tutti i pazienti. Dal 2016 ricercatori e associazioni di pazienti sono in attesa di un piano nazionale malattie rare. Finalmente però quel momento sembra essere molto vicino. Basteranno infatti i prossimi 6 mesi per realizzarlo. A dare l'annuncio il viceministro della salute Pierpaolo Sileri, intervenuto alla cerimonia di assegnazione del premio Omar, Osservatorio Malattie Rare, per la comunicazione. Io mi sono anche un po' stancato di chiedere perché è fermo al 2016, nel senso che ormai non me ne importa manco più niente del perché è fermo al 2016, perché è inutile anche che lo chiedo. Sto quotidianamente attivandomi perché vorrei che fosse concluso in tempi rapidissimi, cioè non mi interessano i 4 anni che sono stati persi, mi interessano i 6 mesi avanti che non voglio perdere avendone la deroga. È chiaro che il Covid ha rallentato un po' tutto, perché il tavolo fu istituito a giugno del 2019, poi è arrivato il Covid dopo pochi 7 mesi, 8 mesi, ora vi è un rallentamento, però il rallentamento secondo me è giustificato nelle prime fasi del Covid, quando vi era l'emergenza vera. Ora vi è sicuramente emergenza, ma dobbiamo pensare anche al resto, quindi malattie rare, tumori, interventi chirurgici saltati, cioè la sanità deve andare avanti, quindi bene parlare di Covid, ma basta Covid, pensiamo anche al resto, senza trascurare nulla. Quindi il mio impegno sarà sicuramente questo. In tutto questo, ovviamente, oltre che scienziati, oltre che il ministero, politici e quant'altro, ovviamente le associazioni rivestono il ruolo fondamentale. Anzi, mi scuso con alcune associazioni che quando ho firmato il decreto non ho avuto il tempo materiale nemmeno di avvertire chi di dovere, quindi di questo io mi scuso, ma voi pensate che la mia giornata non è di 24 ore ma è di 48 ore e francamente a volte mi dimentico anche di chiamare mia moglie e arrivo la sera e dice: non ti sei fatto io tutto il giorno, che fine hai fatto? Quindi perdonate se vi è stata una carenza di comunicazione, cercherò di migliorare
E quindi vi chiedo scusa di questo, così come vi chiedo scusa del fatto che non avete ancora un piano nazionale malattie rare. Vi chiedo scusa per qualcosa che non dipende da me, ma che dipenderà da me se fra 6 mesi non ci sarà. Quindi a quel punto è giusto che io sia attaccato. Quindi questa non è una promessa, è il mio lavoro quotidiano, cercherò di portarlo a termine. Quindi grazie davvero a tutti. Dinamo Camp, spero che fra 6 mesi, un anno, quando questo maledetto virus lo avremo vinto e sconfitto, perché una cosa è certa, vinceremo noi, questo è in dubbio, allora tutto tornerà normale e magari andremo insieme. Quindi grazie davvero a tutti. Presso il Policlinico Tor Vergata di Roma una sperimentazione per monitorare a distanza le condizioni di salute di 20 malati cronici affetti da Covid-19. Grazie a Dumetrimed, questo è il nome della nuova tecnologia creata dalla startup Formula Center Italia in collaborazione con 3 università italiane, è infatti possibile monitorare i parametri vitali dei pazienti direttamente a domicilio. Si parte con uno studio pilota che serve a vedere la validità appunto della progettualità e poi evidentemente si estenderà ad ulteriori altri pazienti. L'idea è quella di avere dei pazienti che sono quei pazienti diciamo in una condizione non ancora molto avanzata di malattia, che quindi possono anche non essere obbligatoriamente seguiti in ospedale, ma che hanno delle condizioni di comorbidità tale da rendere dei pazienti a rischio e quindi avere la possibilità appunto di lasciarli a casa, di tranquillizzarli e di essere in grado di intervenire laddove servisse. L'altra possibilità che vogliamo mettere in atto è quella invece di mettere precocemente i pazienti, anche questo è un qualche cosa che nella pratica medica è molto comune, cioè a noi capita di dover tenere i pazienti per 5-7 giorni in ospedale prima di dimetterli, proprio perché c'è ancora una condizione di instabilità che non dà certezze e tranquillità nel mandarli a casa. Ecco, sono le due strategie che vogliamo mettere in atto e che credo offriranno un grande servizio soprattutto al paziente, che ne gioverà perché potrà stare nel proprio ambiente, ma anche all'ospedale, che ovviamente sarà sgravato di dover assistere una numerosità di pazienti che soprattutto in questo momento diventa effettivamente complicata. Ma cos'è e com'è nato questo nuovo dispositivo? Il dispositivo Yumetrimed è una derivazione del dispositivo Yumetri, che si basa sulla tecnologia RCST Human Telemetry System, il quale nasce per colmare un'esigenza non soddisfatta nel mondo del motorsport, per migliorare e massimizzare le prestazioni e la sicurezza dei piloti. Abbiamo pensato in questo periodo di emergenza di derivare da questo dispositivo un'applicazione medica che consentirà una grande riduzione del costo sanitario per l'ospedalizzazione e soprattutto in questo periodo di emergenza Covid eviterà ospedalizzazioni non necessarie, consentendo un monitoraggio a distanza da casa dei pazienti. Un sistema questo che potrebbe aiutare ad ampliare l'assistenza domiciliare anche ad altre situazioni. Questi strumenti tecnologici permetterebbero ai pazienti anche da casa, parliamo dei multicronici che secondo l'ordine dei medici sono 100 volte di più dei pazienti Covid, ma parliamo anche dei pazienti anziani, delle cure palliative, dell'RSA, dove le cure con strumenti tecnologici che permettano H24 di monitorare i 12 parametri vitali del corpo umano possono essere la salvezza, soprattutto quando è tanta la paura. Nei pronti soccorsi la paura e anche il contagio va evitato e i ricoveri inappropriati sono veramente uno strumento di possibile malattia, quindi passa anche la prevenzione. È bene sottolineare che una strategia del genere, che già funziona in Israele, in Germania eccetera, va implementata. Manca ancora formazione, mancano infrastrutture, ma la strada è quella giusta. Da lunedì 5 ottobre partiremo con la sperimentazione del test salivare nelle scuole del Lazio, nel corso dello screening su 800.000 studenti. Lo ha annunciato il direttore sanitario dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di una trasmissione televisiva. Abbiamo validato il test salivare, ha ricordato Vaia, è un metodo meno invasivo e ci consente di evitare il secondo prelievo.
Circa la paventata crescita dei casi nel Lazio, poi l'esperto ha sottolineato come questa sia inferiore al risultato atteso dallo studio dell'Istituto Superiore di Sanità Istat, che determinava un plateau di 2,5% di contagi. Oggi ha evidenziato Vaia, siamo ben al di sotto, abbiamo l'1,2-1,3%, una percentuale inferiore a quella attesa. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute@adnkronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.